piccola pedana dell'Arlecchino con le tre scene, quella di Rosaura, quella della contessa e quella panteista della Sterna. Ma io ho questo e ogni tanto mi esercito per vedere se resisto ancora, nonostante la mia vetustà, a salire con la velocità a cui lui ci obbligava, che è uno dei collaboratori della mia stenosi, della L3 e L4. Però questo io ce l'ho a casa, artistico, profondissimo, vedendo quando faceva la clac, una di ultime serie di Carnevale, che era un testo fondamentale per la sua creatività, a volte costruita su tematiche della nostalgia, del senso della fine della vita, del senso del grande gioco alla morte che c'è nella vita stessa. Quindi Strehler, vedendo questo spettacolo, cattura il concetto fondamentale di svincola col dono dal periodo che riguarda il carnevale. Strehler capisce che invece Goldoni è il nostro Chekhov, o forse ancora più grande di Chekhov. In quel momento cattura l'interiorità dei personaggi, cattura l'interiorità profonda dei testi di Goldoni e non ha più la forza di renderlo un tema boulevard, un tema del divertissement del pubblico. L'Arlecchino, che fa ridere, è un testo, è uno spettacolo rivoluzionario, perché per la prima volta i personaggi sono analizzati fino in fondo. Non dimentichiamo che qualche pezzo di antiquariato come me si ricorda che dopo 25 anni Strehler un giorno è arrivato in teatro e ha detto: bene, finalmente ho capito cosa devo mutare nella scena fra le due donne. Aveva scoperto che l'intimità tematica delle due donne che si cercano per la confidenza e anche per la paura dell'incontro aveva bisogno di un approfondimento maggiore, più assoluto, più totale. Persino dunque l'Arlecchino dei servitori dei due padroni, che parrebbe essere un testo che cammina sul côté del teatro boulevard, non ha più niente a che vedere con quel teatro. Però in quel testo, per esempio, viene fuori molto dalla, anche mi pare almeno, l'analisi di questo suo modo di lavorare anche di demandare le inquietudini sugli attori, che a volte erano assolutamente generosi. Devo dire la verità che Strehler era molto più aggressivo con le donne. Così. Perché, capito? Ma di queste cose, ce ne sono migliaia, voglio dire. Ma non sono i contenuti di Strehler, sono la sua disponibilità creativa minimamente turbata. Bastava il minimo per far venire giù tutto il mondo, questo è vero, ecco, questo è verissimo. Ma non è quello, questo è quello. Per cui, insomma, la conquista, chiamiamola così, dell'interiorità di un attore era data anche dalla sua profonda umanità nei confronti dell'attore. D'altra parte, tutti sanno che Strehler ha sempre detto: non posso lavorare con attori che non hanno. La parola amore è la tematica profonda, diciamo quasi cristiana, della sua religiosità utopica coltivata nella sua vita. Lui basava tutto sul concetto dell'amore, il quale amore è contrasto, ma devozione, ma disponibilità. Il grande senso di responsabilità nei confronti dell'attore era di una tale ampiezza che io ho visto attori sublimi come Giulia, per esempio, come Franco, con
delle crisi apocalittiche. Io stesso ho avuto delle crisi indemoniate, proprio perché il senso della responsabilità assoluta e della necessità di un coinvolgimento totale era una tale ampiezza che forse è quasi fuori dalla logica del teatro di oggi.